Safari Show 2024, apre il sipario su questa straordinaria manifestazione. Siamo qui proprio in ingresso, abbiamo le persone dietro che spingono per entrare, ovviamente i sistemi di sicurezza rallentano un attimino i tempi di ingresso, ma questo è assolutamente normale. Una manifestazione come sempre straordinaria, abbiamo tante aziende presenti, abbiamo su tutte Colmich con il marchio Heracles, abbiamo Trabucco poi con il marchio Raptor, abbiamo la Fipsas presente con tantissime persone, tantissimi stand e tantissime attività, e adesso le andremo a vedere, quindi non vi resta che seguirci e sarà sicuramente un qualcosa di straordinario. Siamo allo stand Colmich, siamo con un mito della pesca come Jacopo Falsini, non sorridere perché tu lo sai che sei un mito per molti. Questo tuo essere così importante nel mondo della pesca, avere così tanta esperienza, ti porta anche ad avere la capacità di sviluppare prodotti nuovi. Oggi ne presentiamo due in particolare che sono straordinari. Sì, allora il nostro personaggio che comunque da anni porta avanti lo sviluppo del prodotto è Andrea Collini, che è un maestro e un punto di riferimento per tutti, e noi che siamo d'intorno gli diamo dei consigli su come ottimizzare, diciamo, e rendere i prodotti ideali per i nostri appassionati. E qua siete riusciti a ottimizzare direi parecchio bene. Sì, penso proprio di sì, specialmente su questa canna qua che vedi, questa si tratta di una bolognese un po' particolare, sono delle bolognesi che ci si pesca in mare, ci si pesca alle spigole, ci si pesca dove ci sono questi canali. E praticamente è una serie di canne che comprende le misure di 9, 10, 11 metri. È una canna in carbonio super alto modulo, quello che praticamente si utilizza per le rubasiene, quindi il top del top. E anche su questo diciamo modello, su questo prodotto, le nuove resine, la VR Resin ci ha permesso comunque di ottimizzare tutti i parametri che avevamo già cercato di perfezionare sulle precedenti produzioni, ma con questa nuova soluzione si sono ulteriormente migliorati un po' tutti i parametri. Avete raggiunto un attrezzo, nonostante la lunghezza, estremamente godibile, però in mare capita anche, ci raccontavamo prima, di avere delle pesche molto 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 impegnative, non solo in mare, anche in acque interne. Sì. E quando c'è bisogno di tirare. C'è bisogno di tirare, infatti ho qui, grazie per l'assist, ho qui la Max Fight Pro, e questa è una canna proprio dedicata a delle pesche gravose, delle pesche pesanti. È nata per pescare dalle scogliere in Portogallo, comunque nella Spagna, nella regione Cantabrica, dove ci sono le scogliere a picco sul mare, dove non è possibile guadagnare pesci, quindi pescando a saraghi di chilo, chilo e mezzo, anche più grandi, sono costretti a sollevare questi pesci alle scogliere. Questa è una canna che ha addirittura un lift up di 9 kg, ovviamente tira su 9 kg di pesce di peso vivo dall'acqua non è facile, però ti posso garantire, se fatto dei test in azienda, che veramente ha una riserva di potenza inesauribile questa canna. Ecco, il nome di questa canna? Max Fight Pro, ed è disponibile nelle misure di 5, 6 e 7 metri. Quindi chiunque voglia venire a provare dal vivo queste canne in questi giorni può venire qui a Vicenza e in tutti i Colmich Point. Sì, Colmich Point, diciamo, sono canne che stanno arrivando e alcune sono già disponibili, per cui insomma, coming soon, come si dice. E non vediamo l'ora di provarle dal vivo. Specialmente questa, attaccato un bel pescione dall'altra parte di mare, secondo me può regalare delle belle emozioni. Siamo qui allo stand Trabucco, ma siamo praticamente in mare perché siamo con due campioni delle acque salate, siamo con Saverio Rosa e con Marcello Messina. Io parto da Saverio, che si occupa di canna da riva e canna da natante. Saverio, ci presenti alcune novità importantissime di casa Trabucco. Sì, due novità, in realtà sono tre le novità, sono molte di più, però qui in mano tre novità, due dedicate alla pesca con la bolognese. Siamo su una bolognese raffinata, queste bolognesi in particolare ripresentiamo il top di gamma, energia conosciutissima, questa versione RS,
e l'azione è la più light volutamente, così da paragonarla a un'altra bolognese nuovissima di Casa Trabucco di quest'anno, è l'Ultra BLX, e questa qua è la Pro Light, quindi tre azioni, medium, light e strong, sia per l'energia che per la nuovissima Ultra. Per contro, visto che ci siamo alleggeriti un po' troppo e io amo anche le pesche aggressive, ignoranti del pescione, vi presentiamo anche la nuova Heracleon, questa qui è la X Deep, dedicata al bollettino di profondità, canne di 3 metri o di 2,70 in due sezioni, bollettino di profondità, quindi piombi da chilo, profondità di 400 metri, 300 metri, 200 metri, mulinelli elettrici, insomma un universo di potenza, ma che strizza un occhio anche alla raffinatezza, perché come sempre raffinato in tutte le discipline vuol dire comunque qualche pesce in più. Bene, e abbiamo anche Marcello, ci spostiamo nel mondo del surfcasting, ne parlavamo prima, tu sei un campione assoluto di questo mondo, sicuramente la conoscenza del mare è importante, ma direi che avere delle attrezzature performanti è ancora più importante. Ovviamente, ovviamente. Abbiamo qui quest'anno tante novità in Casa Trabucco, voglio presentarvi la nuova Hydrogen, la Hydrogen Horizonte, una canna in due sezioni, disponibile in due potenze. Vettino in carbonio pieno, è una canna ideale quando si vogliono raggiungere lunghe distanze, è ideale per lanciare con lanci molto angolati, stile ground, è una canna ideale da lunga distanza, mare mosso, ci consente veramente, se ben spinta, di fare belle distanze, di vedere ogni singola tocca. Ecco, anche qua abbiamo parlato di, come diceva lui, di pesche un po' più ignoranti, ma abbiamo anche delle pesche molto raffinate. Sì, abbiamo anche una canna da beach ledgering, la nuova Atena, quindi ideale per pescare nel sottorriva o comunque a corta distanza, quindi in maniera molto leggera, travi invisibili, cercare comunque di fare quindi la differenza. Nei tuoi campionati, nelle tue gare che vinci, le usi tutte e due? Certamente. Attrezzi assolutamente eccezionali che immagino anche tu utilizzi nelle tue gare, dove mi dicono fai sempre primo. Eh sì, certo, sono attrezzi che porto sempre con me in ogni gara. Bene, grazie mille Marcello e grazie mille Saverio. Siamo ora qui con Francesca Cavallucci, vice segretario generale della FIPSAS. FIPSAS presente in forza in questa fiera di Vicenza con tantissime attività, Francesca. Sì, grazie. La federazione chiaramente ha sposato in pieno il progetto di questa fiera. In particolare in quest'area stiamo rappresentando le attività di derivazione progettuale e didattiche della federazione. Alle mie spalle vedete un'area simulatori, sia con un kayak sia con delle postazioni fisse. E poi in fondo ci sono delle postazioni con la pesca rubasien che simula chiaramente e dà la possibilità ai ragazzi di fare attività indoor. Abbiamo anche un'area dedicata al lancio tecnico e un'area laboratoriale. Oggi in particolare abbiamo invitato tutti i ragazzi che hanno fatto parte del progetto di Sport e Salute, circa una quarantina, che verranno a fare delle sfide e che premieremo, quindi è un momento particolare, diciamo, per tutta la parte centro-nord. Poi a Napoli riuniremo gli altri per ritrovarci dopo questa esperienza. Diciamo che la parte più bella oltretutto è vedere il sorriso di questi ragazzi, ce n'è passato uno nel mezzo nel frattempo, e vederli contentissimi e sposare quello che è la causa della FIPSAS, quindi le nostre attività sportive. Sì, erano tutti entusiasti e diciamo la cosa bella è che siamo riusciti con un corso di 6 mesi a veramente a farli appassionare. L'intervista che non avrei mai voluto fare, il mio socio Alessandro Scarponi, Ale, però una bella fiera, tanta gente, non ce l'aspettavamo. Davvero, davvero, tanta gente, l'hanno verificato anche gli amici degli stand, sono molto contenti, tante persone che sono venute a salutarci e anche a ringraziarci per il servizio di informazione che noi di Match Fishing facciamo per l'agonismo e non solo. Abbiamo anche organizzato eventi molto importanti che hanno coinvolto migliaia di persone come l'Italian Master, che riproporremo anche quest'anno nell'ultimo weekend di ottobre. Quindi noi siamo promotori della pesca, per cui siamo molto contenti e siamo qua per dare una mano al settore pesca a investire e a crederci.
siamo ora con Marco Eusebi di Sunrise Italia. Marco, intanto una fiera, c'è tanta gente e sono venuti tutti a vedere le tue novità, queste canne per lo spinning. Sì, intanto ciao a tutti, è sinceramente una grande affluenza, tanti amici che sono tornati insomma a trovarci, perché la Fiera di Vicenza è anche un appuntamento ormai storico che noi partecipiamo ormai da anni, e ogni anno portiamo delle novità. Questa volta finalmente siamo riusciti a portare la serie completa di canne da spinning al tonno, in particolare insomma la 180, la 250 e la 350 grammi. Ecco. Quali sono le caratteristiche principali, in due parole, di queste canne e perché sono al top? Allora, intanto è una novità a livello, diciamo, di Sunrise, perché sono canne in due pezzi, quindi offset. Di solito Sunrise aveva fusti e canne monopezzo. E in più ci affacciamo a questa nuova tecnica che per noi è insomma un po' quello che ci mancava per il mare, che è lo spinning. E quindi ecco, sicuramente sono da provare. Insomma, vedrete insomma la differenza e la qualità dell'azione del fusto. Da provare e da godere in pieno, magari con un bel tonno attaccato. Grazie mille Marco e buon proseguimento. E siamo con Marco della mitica catena di negozi Pesca Più. Ciao. Presenti a questa fiera. Marco, direi che sta andando benissimo, non si gira nello stand, sì, tutti contenti? Sì, tutti contenti, è un bel afflusso e noi siamo più contenti ancora, perché insomma alle spalle c'è un lavoro importante, quindi questa è una bella gratificazione. Poi fa bene al mondo della pesca questa fiera. E vediamo che tanta gente che acquista, perché importanti offerte. Ricordiamolo che il vostro negozio è il top non solo nella qualità ma anche nei prezzi, la vostra catena di negozi. Cerchiamo di essere sempre insomma super competitivi, si fa una ricerca importante di mercato sempre e trattando tutte le tecniche. Questo è un lavoro grande insomma, però necessario per poter essere sempre a livello giusto. E quindi noi ti lasciamo andare in questa marea umana di gente e ti facciamo in bocca al lupo. Viva il lupo e speriamo insomma che tutta la fiera continui su questo mood. E siamo qui dallo stand Gemma Pesca Sport di Formia, siamo con Gennaro. Gennaro, fiera con tanta gente, tutti qua nel vostro negozio e tutti contenti di comprare prodotti di altissima qualità a un ottimo prezzo. Sì, ciao, buongiorno. Siamo veramente contenti di questa fiera. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza. Dai, molto molto contenti, la gente è tanta. Diciamolo che ti abbiamo dovuto rubare, sì, proprio 30 secondi rubare, e poi ti lasciamo tornare al tuo lavoro, perché ti chiedono tutti, però questo è solo positivo. Sì, molto positivo, siamo veramente, ripeto, molto incasinati e questo, dai, speriamo in bene sia per oggi che per domani. Bene, grazie mille Gennaro, ti lasciamo grazie tornare a al voi, tuo lavoro. Grazie a voi, grazie. E siamo ora con Vincenzo di Fisherman Bros di Francavilla a Mare, provincia di Chieti, però oggi presente a Vicenza, un bello stand, tantissima materiale Colmich soprattutto, ma non solo, gli agonisti pescatori possono vedere il materiale e poi venire qua a comprare da voi, che avete il massimo e i migliori prezzi. Sì, beh, abbiamo tre punti vendita intanto, Francavilla, Pescara e Montesilvano, e quasi tutti i marchi. Cerchiamo di avere anche dei prezzi abbordabili a tutti e quindi insomma c'è tanta gente, fortunatamente. Quindi siete molto contenti della fiera e poi, sì, e poi la gente può continuare a venire nei vostri negozi, ricordiamolo, Francavilla Mare. Francavilla al Mare, Pescara e Montesilvano, Abruzzo. E quindi per tutti gli abruzzesi e non solo, ricordatevi, Fisherman Bros, articoli per la pesca. Siamo ora con il presidente della FIPSAS, il professor Matteoli. Professore, presenza della FIPSAS in fiera come sempre importante, anzi quest'anno ancora di più, tante le iniziative la FIPSAS c'è. Sì, assolutamente, quest'anno sai che abbiamo una partnership con IEG, con la fiera, quindi siamo
diciamo coorganizzatori, e si vede dagli spazi che ci hanno dato. Abbiamo quest'anno privilegiato molto per quanto riguarda, sto parlando di spazi, non di attività, però negli spazi abbiamo privilegiato molto la parte promozione per i ragazzi. Come hai visto, ci sono una serie di iniziative, di cose per tutti, più o meno giovani. Poi ci si piantano anche quelli meno giovani, anche quelli di una certa età, però tendenzialmente è fatta per i ragazzi. Poi c'è stato ieri le premiazioni, a cui credo tu abbia assistito. Le premiazioni sono state un momento bellissimo ieri, perché è venuto fuori un risultato di 327 medaglie, 327 medaglie grazie anche al fatto che quest'anno c'è stata la prima edizione del campionato del mondo d'apnea e nuotopinnato per disabili, e lì abbiamo fatto man bassa di medaglie, ne sono state vinte tantissime. È stato un momento commovente, io ho visto tanta gente con luccicone agli occhi per questi ragazzi sul palco, perché c'erano, oltre che a disabili fisici, quindi magari quello che non ha una gamba, quello che non ha un braccio, c'erano anche parecchi disabili mentali. Questi ragazzi erano impazziti dalla gioia, è stato veramente bello. Poi quella sala da 700 posti, quasi piena, bello, devo dire che mi è piaciuto molto, e ho sentito commenti in giro favorevolissimi. Nostre spalle questo splendido Pescara Show. Dottore, sicuramente contenti per le presenze, ma non solo. Ci dica cosa vuole in pentola. Ma siamo contenti, e siamo contenti anche del fatto che, insomma, stiamo preparando, ormai possiamo già dirlo, l'annuncio, il fatto che l'anno prossimo ci sarà una grandissima nuova manifestazione dedicata alla pesca in primis, ma che comprenderà anche altri settori legati all'acqua, e che sarà a Rimini. Quindi in una nuova location con nuovi padiglioni, sarà molto più grande e sarà al mare. E invece di questa manifestazione direi che possiamo essere davvero contenti, abbiamo visto tantissime persone negli stand, a tratti si faceva quasi fatica a girare, è la cosa bella di una fiera. Sì, ovviamente come tutte le fiere consumer ci ha messo un po' a recuperare dal Covid, perché quelle professionali sono state molto più veloci, quelle consumer, insomma, la gente aveva un po' perso l'abitudine a frequentarle. Quest'anno siamo tornati ad avere ottimi numeri, quindi diciamo che è un ottimo trampolino di lancio per le grandi novità del 2025, senza dimenticare che tra poco chiudiamo qui, ma apriremo la prima edizione a Napoli, quindi anche per tutti gli amici del centro-sud c'è un appuntamento nuovo, e confidiamo che avrà lo stesso successo. E quindi, Presidente, ci vediamo a Napoli, appuntamento a presto. Pescara Show, anche questo 2024 è stato un grande successo, tantissimi sono stati visitatori e sono stati tutti estremamente contenti, anche perché dà il via alla stagione agonistica, dà il via alla stagione della pesca. Quindi tutti contenti, noi di Italian Fish TV ancora di più, tantissime sono state le persone che hanno visitato il nostro stand, e l'appuntamento con tutti è per la prossima edizione. Ciao e alla prossima!